Bene, ciao amici di Gorizia TV, ecco con un nuovo servizio, Corso Verdi, si va a gonfie vele, grazie ai gusti di frontiera. Ci vorrebbero tanti gusti di frontiera per poter aggiustare le strade velocemente. Bene, allora siamo qua in Corso Verdi, quasi nel finale, e qua stanno correndo veramente in un modo pazzesco. Guardate qua il lavoro che fanno, visto che c'era anche la pioggia. Diciamo che qua c'è una ditta padovana e i piastrellisti di Trento. Allora, quelli di là erano quelli di Caserta che hanno lavorato molto bene, hanno velocizzato le cose. Invece qua abbiamo la ditta di Trento, piastrellisti, che hanno detto che sono i primi, per persone che probabilmente lavorano in un modo veramente pazzesco, e vedremo la differenza. Eccoli qua, stanno lavorando fino a tardi, proprio veramente alla grande. Eccoli qua. Però vorrei dire un'altra cosa, no? Guardando il TG3, guardando Pordenone, ho sentito che a Pordenone cercheranno di tirare via il ticket, quello che ti hanno messo il sabato, ti hanno messo da l'una alle tre, il ticket, hanno messo i prezzi veramente alti, così per mandar via la gente, e Pordenone cercheranno di tirare via il ticket dei parcheggi delle macchine il sabato anche la mattina. Quello che io avevo fatto tantissimo tempo fa con Gentile, mi ricordo, Fabio Gentile, e avevo intervistato alcuni negozianti, tutti d'accordo per tirare via il ticket il pomeriggio. Invece il presidente dell'Ascom doveva pensarsi, doveva fare l'assemblea. Allora io dico, no? Dobbiamo avere delle persone che devono pensare e girare e menare la viola, naturalmente. Invece Gorizia ha bisogno di persone velocizzate che corrono, che fanno velocemente. Quando c'è da pensare una cosa per i negozianti e per altre cose, bisogna farlo immediatamente. Difatti era stato tirato via il ticket del parcheggio il sabato pomeriggio e oggi l'hanno rimesso. Bene, grazie ai commercianti, no? Noi abbiamo bisogno di lavorare, noi, i commercianti hanno bisogno di lavorare, invece qua si dà delle bastonate tremende e non si pensa al commercio, non si pensa alle persone che devono lavorare e ad altre cose. Salutiamo il grande Marco, qua che è timidissimo, non c'è neanche un te. Sentiamo il signore di Trento. E anche grosso, e anche grosso. Senti, allora l'altra volta avevamo i posatori di Caserta e invece oggi abbiamo chi abbiamo oggi? Trentini, Trento, Trentini puro Trentini. sangue, Trentini. 100%. Allora vedremo la differenza o no? Sì, penso Tra di di sì. là e di qua, no? Si vedrà qualcosa di differenza. Però sai cosa che mi hanno detto? Che quelli del Trento sono dei professionisti, una cosa veramente mega galattica, hanno Beh, detto. insomma, siamo certificati. Oh, però vuol dire che siete nominati Sì. e devono chiamarvi da tutte le parti qua. Beh, insomma, siamo noi specialisti del posto, dopo gli altri sono tutti... Però senti la hanno roba. copiato. Poi il bello è che voi siete anche molto veloci, ho visto, eh? Insomma, Hai bisogna visto? lavorare, So, per guadagnarsi il pane. il 28 settembre arriva a Gusti di Frontiera, voi E noi siamo pronti per mangiare. avete già in piena, no? Già in piena. Bene, cosa vuol dire? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Ma no... Cosa vuoi dire? Dai, dimmi. Cosa vuoi salutare? Il mio collega qua che abbiamo qua che ci È assiste ai lavori. la tua dolcezza? La mia? Dolcezza? No, C'è o mamma non mia, c'è? è lontana Ma la ti vedono anche da moglie, là, ti vede, eh? c'è. Ora che ti vede anche là, eh? No, non guarda la televisione, lei non è... Ma guarda internet, dai, dica in internet. Ma sì, lei su internet si cercherà, su YouTube, Dai, vediamo. salutala, va. Arrivederci, ciao Mircia. La tua, come si chiama la tua? Graziella. Graziella, ok. Hai figli anche? Sì, sono tutti Ah, tutti qua. L'altra c'è. laggiù che chiacchiera. No, Perfetto. c'è. Buono. Niente, allora buon lavoro e ci vediamo alle prossime, no? Grazie, certo, noi siamo qua, fino a marzo siamo qua. Perfetto. Ma è goriziano lui, è già di qua. Per quello dico, adesso Ah, sei perdi. già goriziano? Hai già trovato una nostra goriziana? Hai già trovato? Sì. Secco! Vedi, arriva il Trentino e ti frega anche le donne. Vedi Eh sì, che abbiamo un goriziano che ci tiene d'occhio qua. Geometra, geometra. Dai, dica qualcosa, dai, geometra. I lavori Faccia la conservazione Sono molto qua. contento dei lavori eseguiti dalla mia compagnia qua. Perché stanno lavorando veramente bene, no? Veloci, sono veloci, no? Dopo vedremo Precisi, precisi, precisi. E dopo vedremo il capolavoro, no? Il capolavoro già lo vedi. Ma è già Già qua visto. già lo vedi. Perché io l'ho già filmato anche prima, eh. Abbiamo visto che c'eri, Ecco, e allora cosa diciamo? Per il 28?
diciamo che per il 28 è già tutto. Posso scrivere? Tranquillo. Perfetto. Siamo a buon punto. Ok, grazie geometra. Ci possono Prego. Fare. Igor! Per il 20 si può lavorare! Igor! C'è la fidanzata, Igor? No, c'è! C'è o non c'è? Igor! C'è, non c'è. C'è. Tutte le condizioni. Senti, senti il papà che dice non c'è, perché se devi lavorare, Omo, Dai, qua sono. Oh, voi, allora, quello vuoi, una goriziana o una trentina? Ma lo stesso, non siamo razzisti. Mi sembra che sia russa adesso. Russa? Ma guardalo lui, lo vedi? Sì. Somiglia un russo? Eccolo là. Ci sento bene, però, lui è alto, ha capito, ci voleva, È un bel ragazzo. Esatto. Igor, saluta la tua russa, va? Guarda che vede anche in Russia questa, dai, salutila, dai. Come si chiama? Andata in onda su Medici. Sì, come si chiama? La tua amica? Diana. Diana, per... è un nome italiano, Dio caro. Davo, russo. Diana? Diana. Diana, allora. Dai, dimola. Ok, mandala un saluto in russo, va? Come si dice? Salutala, va? Ciao, Didi. Ciao, Diana. Eccola. Su Inter che bisogna far su. Saluta anche la Cina, abbiamo anche la Cina qua, no? Dai, saluta qua. Ci vediamo, ciao, buon lavoro. Ciao, vai, ecco. Guarda qua che primo piano. Vai, piano. Fatto, piano, vai. Piano. Vedi che legge anche te. Ecco, fatto, vedi. Aspetta adesso, che mi... come si chiama lui? Senta, Alex. Questo è il furgone di chi? Pavi Stone. Basta. Hola, ciappa là. Sigillatura e resina brevettata. Nuovo sistema. Perfetto. Bene, allora salutiamo la ditta di Trento, e che hanno assicurato che per il giorno 28 sarà tutto pronto. Bene, e ora diciamo anche ai grandi personaggi, quelli che comandano questa città, di svegliarsi un poco, o se no come la Camera di Commercio, 30 anni seduto sempre in quella sedia. Bisogna ora di cambiarlo. Grazie.